Carlo. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché insomma, la serata è stata molto interessante. Molto interessante anche quello che avete, insomma, che ho sentito. Allora, io provo proprio giornalisticamente, anche perché l'ora è tarda e non è probabilmente, insomma, siamo tutti stanchi. Allora, che vedo? Allora, cominciamo dal mondo di sotto. Allora, nel mondo di sotto, in chiaro, mi sembra che insomma, quello che stia accadendo sia abbastanza definito sia nell'oggi che nel domani. Come voi probabilmente sapete, il processo a Mafia Capitale si è incardinato, prosegue con un numero di udienze non numerose come quelle che prometteva all'inizio, per il semplice motivo che gli avvocati delle difese continuano una battaglia ostruzionistica piuttosto forte, per due motivi: uno puramente di cassa, di corporazione. Gli avvocati nel nostro paese, questo non è una peculiarità di Roma ma è una peculiarità del paese, non sono in grado di sostenere un ritmo di udienze settimanali come avviene in tutti gli altri paesi del mondo, per il semplice motivo che dovrebbero rinunciare a una parte della loro clientela. Se un avvocato ha 100 clienti l'anno, è evidente che non può seguire 100 processi con 3 udienze a settimana, dovrà farne 4 l'anno, 5 l'anno, 10 l'anno. L'altro motivo è invece legato al processo, e cioè gli avvocati che sanno che è un processo, come dire, che dal punto di vista delle difese ha un esito allo stato delle carte, diciamo, più o meno segnato, cercano, tentano di allungarlo il più possibile, un po' perché l'opinione pubblica perda contatto con quello che sta accadendo, perda interesse, quindi che il processo in qualche modo si spenga nell'attenzione dell'opinione pubblica, passi del tempo e magari alcuni degli imputati possano cominciare a uscire dal carcere per decorrenza dei termini di custodia cautelare, che pure, diciamo, questo per quanto riguarda soprattutto quelli a cui vengono contestati reati minori e non l'aggravante mafiosa. Io credo, penso, qui non si tratta di essere profeta, che il processo a Mafia Capitale, almeno in primo grado, si concluderà con condanne, come si usa dire in questo caso, esemplari, perché che piaccia o meno i reati sono molto gravi, e se poi ci aggiungiamo una caratteristica tipicamente italiana, noi siamo il paese poi, diciamo, che provvede sull'orlo dell'abisso quando i piedi già pensano nel vuoto, ovviamente, diciamo, la sfortuna tra virgolette di alcuni degli imputati, non penso ovviamente a Carminati o a Buzzi, ma in questo processo, fatti 50 imputati, poi ce ne sono 20 o 15, sono figure minori, probabilmente prenderanno condanne che mai avrebbero preso in un altro contesto, per il semplice motivo che anche la magistratura ha un problema di dover dare un segnale, perché noi prima parlavamo del PD, ma parlerei volentieri con voi per ore di che cosa è stata la Procura di Roma, anche quando non si chiamava più Porto delle Nebbie, anche quando non si chiamava più Porto delle Nebbie, rispetto alla questione mafiosa a Roma. Fino al 2010-2011 la mafia, il concetto di mafia, la Procura di Roma veniva declinata soltanto dalle dune di Sabaudia in giù, e già lì un po' si faticava, cioè la mafia o aveva il connotato del casalese nel Basso Lazio o dell'ondranghetista del Café de Paris, o se no, altrimenti, come dire, era una parola che a Roma non si poteva pronunciare neanche nei palazzi di giustizia. È inutile ricordarvi che il pubblico ministero che per anni si è occupato dei Casa Monica aveva, diciamo, incontri sessuali ripetuti con una delle donne dei Casa Monica nei suoi uffici di procura, motivo per il quale poi è stato arrestato. Sul suo processo la magistratura ha spento ogni luce, un processo che si è svolto a Perugia, l'uomo non è più nella magistratura, sto parlando di staffa,
Ma insomma, questa è stata la storia, cioè il pubblico ministero che perseguiva i Casamonica andava a letto con una dei Casamonica. Era infiltrato. Un'infiltrazione al contrario. Tutto questo avveniva negli uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Roma, tra gli sghignazzi degli agenti di polizia penitenziaria all'ingresso, che sapevano che, diciamo, il via vai di transessuali e anche prostitute era tipico perché, diciamo, il dottore aveva quel tipo di gusti. Questo succedeva alla Procura di Roma non negli anni 60, è accaduto fino a 5-6 anni fa. Questo in chiaro. E quello che invece, diciamo, non si vede è che sta accadendo. Allora, la natura non ammette vuoti, non solo, diciamo così, nel mondo di sopra, ma anche nel mondo di sotto. Il vuoto che si è aperto dalla, diciamo, caduta, o quantomeno dalla temporanea e probabilmente assai lunga, diciamo così, incapacità a provvedere di Carminati, pone un problema di equilibri criminali, ha posto un problema di equilibri criminali a Roma. È evidente che in questo momento il processo comporta anche una fase di attesa, perché, ripeto, poi le dinamiche del, diciamo, del mondo, le dinamiche dell'illegalità non sono molto diverse da quelle della legalità, quindi si tratta di capire chi è in grado di occupare questo vuoto e soprattutto con quale nuovo equilibrio. Da questo punto di vista, quello che è accaduto quest'estate con i funerali di Casamonica era un segnale. Bisogna capire i Casamonica che peso decideranno di avere, se continueranno a fare la parte o a giocare il ruolo dell'organizzazione, diciamo così, folcloristica, no? Con gli stivali a punta, gli speroni, i cavalli e questo, diciamo, impasto di kitsch da rom che non sono più ormai da quattro generazioni e invece di ferocia da spacciatori che controllano ormai praticamente più della metà del mercato dello spaccio a Roma. Ci sono in molti quartieri di Roma, penso soprattutto a San Basilio, la stessa zona di Ponte Milvio, la caduta di Carminati, l'arresto di Carminati ha comportato una immediata reazione soprattutto, diciamo, di realtà di quartiere, parliamo di bande da 10, 15, 20 persone, non di più, ma che in questo momento ovviamente si sentono autorizzate a fare la voce grossa, a tirare fuori le pistole, a rinegoziare gli accordi per lo spaccio, quindi anche questo è una questione. Gli albanesi, che sembra una roba anche questa antica e folcloristica, in questo momento sono nella geografia criminale di Roma, hanno ripreso grande spazio e grande peso. Quindi, e soprattutto non va dimenticato che uno dei protagonisti del processo di Mafia Capitale, mi è capitato, diciamo, di dirlo ad alcuni degli investigatori di Mafia Capitale e a scommettere con alcuni dei pubblici ministeri che hanno istruito quel processo e che stanno celebrando quel processo, dico, presto uno di quelli che avete arrestato, che è già tornato libero, lo ritroverete come cliente, e mi riferisco a Giovanni De Carlo, detto Giovannone, persona peraltro, come dire, che sul litorale, che ha frequentato il litorale, legato ai figli di Diotallevi, uomo, diciamo, invisibile al fisco, ignoto al fisco italiano, ignoto alla giustizia penale italiana, fino a quando, indagando su Carminati, non si è scoperto che era a che fare con un milionario che controlla peraltro e controllava buona parte dei locali notturni di Roma. Questo è il mondo di sotto. Aggiungo, nel mondo di sotto, per quanto riguarda quello che accadrà, io credo che nell'arco di 6, 8, 10 mesi, il 2016 sarà l'anno dal punto di vista giudiziario delle municipalizzate. Si aprirà la cloaca massima dell'ATAC, dell'AMA. Dicevo adesso dal punto di vista non politico, io sto parlando dell'aspetto giudiziario, cioè io credo che con grandissimo ritardo anche qui, perché Pignatone ha ereditato, quando è arrivato a Roma, ha trovato ben 8 procedimenti aperti e lasciati in un cassetto sull'ATAC, perché anche sull'ATAC la Procura di Roma ha dormito
tra due guanciali per almeno un lustro. Credo, sì, ritengo che diciamo, anche e soprattutto sollecitato dalle iniziative politiche, quelle, le ultime, quelle di Esposito, il 2016 sarà l'anno delle municipalizzate e anche lì gli effetti politici non saranno da ridere, non saranno da ridere. Politici e sociali, perché poi in ATAC parliamo pure di una baracca tecnicamente fallita, però rispetto alla quale ci sono diciamo, migliaia di posti di lavoro e anche di famiglie, quindi diciamo, l'ATAC diventerà anche un problema sociale per Roma a un certo punto, oltre che poi diciamo, prima o poi qualcuno dovrà occuparsene di ATAC e capire che fine debba fare e come possa essere rimessa in piedi, ammesso che la si possa rimettere in piedi così come oggi almeno. Mondo di sopra, allora c'è una cosa che a me diverte molto e che è un po' inquieta. Prima l'ex consigliere, l'ex capogruppo al municipio diceva il primato della politica rispetto al ruolo della magistratura. Io dico, un po' d'orgoglio, io declinerei, aggiungerei un secondo punto, il primato della politica anche rispetto alle prefetture, nel senso che in questo momento c'è a Roma un prefetto che fa il commissario, che peraltro lo fa anche con un piglio e anche seccato, quando mi sembra, quando la politica o i giornali chiedono conto, diciamo, è un uomo che è arrivato anche molto compreso nel suo ruolo. C'è un altro prefetto che invece è il prefetto di Roma, che è il prefetto Gabrielli, che non ha perso il senso dell'umorismo, perché è capitato qualche mese fa, è stato ospite della festa del mio giornale di Repubblica a Pescara, di due giorni di dibattiti, e a un certo punto era finita questa discussione, scendiamo dal palco e tre bellissime ragazze, tra l'altro sui 30 anni, chiedono un selfie con il prefetto. Io guardando questa scena, lui saluta, eccetera, tutto, ti rendi conto di che cosa è appena accaduto? Cioè c'è qualcuno che si fa i selfie con il prefetto. Cioè, il selfie con il prefetto è, io credo, diciamo, una cosa, no, un fatto quasi di perversione, adesso, perché diverso senza togliere nulla. Il selfie col prefetto tu lo fai, che ne so, un cantante, con un calciatore, con un leader politico, no? Ma il selfie col prefetto dovrebbe far riflettere la politica che, diciamo, se un prefetto assume questa centralità vuol dire che c'è sicuramente una forte domanda, cioè una forte domanda di rappresentanza, cioè c'è voglia di sentirsi rappresentati, quindi non è vero che poi comunque il paese, come dire, è da questo punto di vista disamorato, il problema è che cerca una forma di rappresentanza in cui si senta anche emotivamente coinvolto. Ora, se posso dare un consiglio, non lasciamo che questa roba qui sia faccenda dei prefetti. Seconda considerazione, io credo che proprio per quello che sta accadendo nel mondo di sotto, per quello che accadrà sul piano giudiziario, e quindi come dicevo prima si aprirà la stagione delle municipalizzate, io credo che diciamo nessuno di quelli che partono oggi per la campagna elettorale, partiranno da qualche mese la campagna elettorale del sindaco, nessuno abbia di che sorridere. Il PD ha i suoi problemi, il centrodestra non va, non siamo qui neanche a parlarne, ma anche i 5 Stelle credo che abbiano problemi molto seri, che sono problemi in questo caso non tanto di consenso o di crescita del consenso, ma di cultura dell'amministrazione. Roma non è Parma, e a Parma non è che gli è andata proprio di lusso, nel senso che a Parma, che è una città che è uguale a Ostia come più o meno un paio di municipi, hanno avuto grosse difficoltà, se diciamo, è aver voglia di farlo o avere diciamo così, il certificato penale idoneo a farlo non significa essere in grado di farlo, quindi. E credo da questo punto di vista poi quindi anche il 5 Stelle avranno un problema. E terza considerazione e ultima è questa. Allora, sentivo prima quello che diceva Orfini, solo adesso in questa replica, ma anche nel suo intervento, e quello che dicevate voi. Io, ma lo dico al giornalista perché questo secondo me aiuterebbe anche l'informazione a far meglio. Allora, il racconto della politica è spesso noiosissimo,
perché noiosissima appare la politica, pur essendo invece bellissima, pur essendo invece potendo essere straordinariamente appassionante. Perché? Perché la sensazione è che la politica lavori sempre a scartamento ridotto. Allora, di tutta questa discussione che si è aperta su Roma da mesi, ormai direi da un anno, no? Dalla scossa, no? Ormai siamo a un anno esatto, oggi è 10 dicembre, insomma, poco più di un anno. La sensazione che ho avuto è che, al netto di ragione Orfini, il PD ha avuto degli elementi di discontinuità, nessuno li nega, sarebbe, diciamo, tra l'altro sarebbe bugiardo negarli perché è sotto gli occhi di tutti, ma a fronte anche qui, sul piano locale, di una forte discontinuità sul piano locale, quello che si è tentato nella fase 2 della Giunta Marino, il commissario, eccetera, eccetera, la sensazione che si è avuto, e in questo io credo che il PD, diciamo anche il commissario, sia una questione che il commissario si deve porre, è la sostanziale, come dire, disattenzione della politica nazionale. Cioè, Roma non è diventata una questione nazionale, ma non è diventata non soltanto nel PD, non è diventata nel centrodestra. Cioè, il Parlamento sta vivendo diciamo, questa fase delicatissima, per certi aspetti drammatica, di Roma come una delle tante questioni che riguardano il paese, ed è un errore macroscopico. Io ho detto a volte, scherzando a Sabella, credo forse anche a Esposito, adesso giro il consiglio a Orfini perché, diciamo, lui ne è titolare come commissario del Partito Romano: una domenica mattina, un sabato, andatevi a prendere Renzi a Palazzo Chigi, lo infilate su una macchina e lo portate qua con un cappellino da baseball, gli fate fare un giro, un'ora e mezza, due, e poi da qui andate a San Basilio, poi andate sul retro dell'IKEA, lo portate a via Devers dove sono i Casa Monica. Cioè, gli fate vedere, capisco che il Presidente del Consiglio, diciamo, ha tanti di quei cazzi, come dire, che non c'ha tempo di occuparsi di Roma 24 ore su 24, ma penso che per la politica, e credo che da questo punto di vista la tua esperienza, pur essendo romano, cresciuto a Roma, hanno fatto politica a Roma, tu uscirai arricchito da questa esperienza, e probabilmente molte cose, se non le avessi toccate, non le avessi viste, non perché uno è cattivo, perché è così, perché, diciamo, come dicevano, nel silenzio degli innocenti, gli occhi, no, gli uomini desiderano ciò che vedono, e quindi gli uomini hanno paura di ciò che vedono, gli uomini riescono a immaginare ciò che vedono. Fatelo perché, diciamo, questa sarebbe anche l'occasione per immaginare, come dire, un nuovo assetto normativo, nuovi strumenti amministrativi. Roma area metropolitana, cioè l'idea che Roma abbia degli strumenti amministrativi identici a quelli di un comune di 1000 abitanti è grottesco, è semplicemente grottesco, è antistorico, fuori dal tempo. Quindi questo io mi auguro, cioè che la risposta, perché poi, insomma, la politica diventa bella, divertente anche da raccontare se la politica ha un colpo d'ala, se la discussione politica sale di livello, e questo secondo me aiuta anche a dare una risposta a quella domanda che ne sarà di Ostia. È molto complicato, io mi rendo conto, cioè è infernale poter dare una risposta a cosa ne sarà di Ostia quando soldi non ce ne sono, perché quando Sabella arriva qui con il mio commissario trovo la cassa vuota. Cioè, si può essere armati delle migliori intenzioni, ma se soldi nelle casse non ce ne sono, se gli strumenti normativi sono quelli che sono, se c'è una comunità, che questo è il dato più incredibile, no? Che deve combattere per il mare, cioè che è una cosa, no? Vuol dire che siamo arrivati proprio, diciamo, al punto, all'osso. E allora serve che la politica alzi l'asticella. Un dibattito parlamentare, una sessione parlamentare che si occupi del destino di Roma area metropolitana. In quel contesto allora avrà un senso discutere di che cosa fare di Ostia, no? C'è l'altra cosa che mi stupisce, c'è il progetto, adesso piaccia o non piaccia, va bene o non va bene, non sono un geologo, non sono un ingegnere, non sono un architetto, ma c'è un progetto di costruire, come dire, uno stadio tra qui e diciamo Leo, cioè esattamente in quell'area, in quel buco, no? In quello spazio, in quello iato fisico, che non è che interessa oggi soltanto la Roma che ci vuole fare lo stadio, interessava D'Alemanno che ci voleva fare Atlantic City,
interessava a chi voleva farne speculazione, cioè c'è quello spazio lì. È incredibile che non ci sia un dibattito pubblico che vada fuori appunto dal discorso, ma allora l'area golenale, che sono tutte questioni ovviamente serie. Ma se c'è un'opera grande, opera infrastrutturale a Roma, sarebbe interessante che anche quello diventasse oggetto di una, della discussione della politica, per esempio. Faccio un esempio. Finisco ringraziandovi e dandovi un consiglio, adesso non si dovrebbe fare perché dovete dire comprate solo i miei libri. Io penso che se avete voglia per le feste di leggere un po' di Roma, ci sono altri due libri che vi consiglio, e mi vengono in mente perché io personalmente li ho letti, ne ho discusso pubblicamente con loro quando sono usciti. Uno è un libro di un mio collega che si chiama Francesco Erbani, e è un libricino piccolo di La Terza, e si chiama Roma, il tramonto della città pubblica. È un libro che per chi fa politica a Roma come voi, secondo me, è molto utile, perché racconta che cosa è stata, diciamo, la fine della funzione pubblica del piano regolatore, e fa un ragionamento anche molto interessante su cosa è successo nella seconda esperienza Veltroni, l'ultimo piano regolatore, cosa questo ha prodotto, perché oggi è una questione che riguarda l'oggi di questa città. L'altro libro, ma questo, come probabilmente forse iscritti imitanti al PD lo conosce di più, mi è capitato di discuterne con lui pubblicamente, il libro che ha scritto Morassutto, Roma 2.0, idee per un riformismo civico, è un altro libro, secondo me, che dei militanti, degli iscritti dei militanti al PD che vogliono fare politica qui, non è male leggere. Tra l'altro Morassutto ebbe, diciamo, un'esperienza politica con Veltroni, fu anche assessore con Veltroni. E fu padre di quel piano regolatore. Quindi ecco, questo è quanto. Detto che vi ringrazio ancora, bocca al lupo, buone feste, visto che ormai siamo vicini a Natale. Grazie a te, la risposta che ci hai dato ci dà degli elementi di riflessione. Tu sei senatore, quindi come dire, tu non ti sentire, come dire, fuori da là, anche tu devi andarti a prendere il Presidente del Consiglio con un orecchio, oppure i tuoi colleghi in Parlamento. Ma dipendesse da... Io sono un po' frenato, diciamo, dal Commissario di Roma su alcune cose, perché sono molto, molto esuberante. Ringrazio Alfonso Sabella, a cui magari se riuscissimo a dare, dopo il cacciatore di latitanti, il cacciatore di concessioni, potrebbe essere la sua... E buon lavoro anche a Matteo Orfini, con chi non ci si rivede, buon Natale.